bordo dell'astronave Prototien. Ci stiamo mettendo nell'orbita del pianeta fantasma. Nessun segno di attività tecnologica. Atmosfera ricca di materiale radioattivo. Scopo della missione: esplorazione, ricerca del pianeta di partenza, punto di origine del contagio vitale che ha popolato la galassia, la grande migrazione. L'astronave sta orbitando intorno a questo schifo, pianeta devastato, morto come nulla. Dicono che proprio qui sono le mie origini, punto di partenza dell'antica migrazione. Percepisco vita, luogo dove tutto tace, elogio interminabile alla gelida tristezza. Ma dove sono tutti? Mi aveva raccontato di una civiltà prospera, fiorente. Il display sta regalando immagini di macerie, vana testimonianza di gloria ormai defunta. E mi chiedo il motivo dell'epilogo funesto, una sonda parte in esplorazione. In un supporto antico, devo solo capire come posso leggerlo, come posso capirlo. Intelligenza artificiale, devi essere i miei occhi, tradurre la verità. Il supporto è molto antico, ci vuole tempo per decifrare. Tutta la potenza di calcolo è rivolta a questo scopo. Finalmente è pronto, gli antichi parlano, mi raccontano.
ciò che successe. L'energia mai sufficiente a soddisfare i nostri crescenti bisogni. Il petrolio in esaurimento, l'inapplicabilità delle energie alternative ci hanno lasciato un'unica soluzione, unica via verso la salvezza. Siamo convertiti al culto del nucleo. Atomi che possiedono la soluzione. Possente fucina insaziabile di energia a prezzo contenuto. Sempre di più. La sicurezza era dispendiosa. Occorreva eliminarla. 1986 1986 1986 Il reattore numero 4 era scoppiato! Il mondo provò la peste radioattiva, la pioggia sacrificale depurò i nostri cuori. Mai più un'altra Chernobyl, mai più vittime innocenti. Cercammo solo volontari pronti a essere dilaniati dalla leucemia.
cari telespettatori, bentrovati. Telegiornale del 6 agosto 2023. In prima assoluta trasmettiamo il discorso del presidente mondiale dell'energia elettrica, che ci parlerà dei nuovi sviluppi riguardo al campo occupazionale nel settore energetico. Saluto a tutti gli ascoltatori. Sono lieto di essere io ad annunciare una così grande rivoluzione. L'Istituto Mondiale per l'Energia ha pensato a voi, famiglie disagiate e povere, famiglie senza un futuro certo, voi che non tirate la fine del mese, voi che vedete la tremenda fame negli occhi dei vostri figli. Noi abbiamo la soluzione. Voi ci consegnate un solo familiare, unica vittima sacrificale, e noi penseremo a tutto, al sostentamento degli altri membri. Aspettate! Noi siamo il futuro! Sfarfallio del campo di forza è l'unico suono che accompagna i miei passi, sostituisce tutto ciò che prima era vita, la mia vita. Quanto tempo mi resta? Quanti respiri ho ancora? Certamente troppo pochi. Ho venduto il mio corpo, la mia massa muscolare, la mia energia. Protettivi, nessun pericolo per l'ambiente.
natura, tappeto di scorie, seppellitore di beltà di natura. Rischiamo il soffocamento nel nuovo humus ambientale, da noi stessi creato, da noi stessi voluto. E l'uomo voleva volare, vincere la gravità, librarsi nel cielo fino allo spazio infinito. La nuova energia era pronta per noi. Inventammo un motore antigravitazionale. Fu il dibattito su chi dovesse volare per primo. Ogni nazione voleva il prestigio. Si decise che non fosse un uomo colui che doveva solcare il destino. La scelta doveva cadere nel culto del nucleo. Scorie radioattive partirono per lo spazio, esplorarono l'universo per pulire la nostra terra, diventarono il nostro messaggio di pace rivolto a quelle civiltà invase dalla nostra immondizia. Iniziarono ovunque, cittadini ingrati del benessere loro offerto. Dovevamo garantire fabbisogni energetici. Non c'era tempo di pensare anche all'ambiente. Arrestammo a migliaia, ammazzammo la protesta, ma risultavano sempre troppi per la capienza carceraria. Avremmo dovuto ucciderli tutti, buttarli in grandi fosse comuni, ma la nostra parvenza civile ci metteva troppi freni.
campo, tutti su astronavi, spedite nello spazio profondo. La propaganda parlava di ricerca di nuove soluzioni abitative. Il vero scopo era esiliarli. Nuovi campi di concentramento. Una gelida morte nello spazio siderale. Molta dell'energia a disposizione alimentò le carceri volanti per liberarci di quei fanatici. Pulizie di primavera. Ma la nostra vincente civiltà era un mostro ingordo di potenza, insaziabile sanguisuga di kilowatt. Senso dividere, usare la fissione nucleare, torturare atomi di uranio, lacerare atomi di plutonio, sottrarre loro la vita per produrre energia limitata. Omicidio senza senso. L'unione fa la forza, ce lo insegna l'idrogeno. Fusione nucleare, nuova soluzione. Ma dove trovare il calore? Elemento essenziale per iniziare il processo. Verso il centro della Terra rubammo il suo calore e iniziammo la fusione. Risolvemmo ogni problema. Avevamo vinto. Niente ci avrebbe più fermato. La temperatura si alzò, per primi si sciolsero
ghiacciai perenni. La vendetta dell'acqua si abbatté sulla nostra civiltà, inondando la nostra vittoria. I laghi iniziarono a bollire, mentre i fiumi si prosciugarono. L'oceano aumentò il calore, uccidendo ogni forma di vita. Intere isole scomparvero, lasciando vortici mortali. Ormai il magma sottostante si poteva vedere a occhio nudo. Non esisteva più luogo dove l'uomo potesse nascondersi, sottrarsi alla ribellione del suo pianeta schiavo. La Terra stava cambiando, modificando ogni caratteristica, diventando inadatta a qualsiasi forma di vita. Finalmente ho scoperto la verità, la triste e amara verità, cronaca di un suicidio collettivo, apoteosi di ignoranza globale. I grandi e gloriosi antenati si sono invece rivelati stupidi uomini, accecati dalla loro avidità, persi nel loro perenne inganno. E noi che credevamo di essere gli eletti, inviati nello spazio per colonizzarlo, spinti dal coraggio dell'esplorazione, eravamo solo condannati a morte. Anche in questo hanno fallito. Mi monta lo schifo in gola. Voglio andarmene. Voglio andarmene subito da qui.